Pioli is on fire, la 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 la, Pioli is on fire, la 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 la, mamma che bello ragazzi, il giorno dopo è ancora più bello, cazzo, dopo aver sentito padre Pioli, tutti i milanisti che piangono, ma che roba bella, come la Juve, ci cantano come la Juve, ah il gol annullato, peccato che c'era un fallo grande quanto una casa su Lautaro Martinez che gli toglie pure la scarpa, ma questo non lo dicono questo, c'era un rigore su Darmian, mica lo dicono, eh no perché, il problema è che non ha protestato Handanovic, hai capito, che quando a un certo punto Handanovic fa, guarda che erano in due, e l'ho detto anch'io in live reaction, vi invito ad andare a vedere le live reaction ragazzi, questo video lo carico poi più tardi, sto andando in ufficio, si stragode, Milano stupenda, tre peroni, hai capito? Quindi, come al solito, mai autocritica e tutto, cioè, allora, vi è piaciuto quando per 70 minuti vi ho fatto un culo così e avete portato a casa la partita? E lì si è detto, oh, sono stati più bravi, più cinici, nonostante noi abbiamo dominato. Invece no, ieri, ah, abbiamo fatto un culo così, non siete esistiti. 6 tiri in porta voi, 4 noi. Dove cazzo è sto culo che ci avete fatto? Dov'è? Dov'è? Non ne avete fatti 15 tiri in porta. Minchia, oh. Ma veramente, oh, ma voi siete come la Juve, siete come quelli. Che quando vincono è tutto bello. È un anno che piangete, è un anno che piangono. È un anno che piange ogni volta, se vincono è tutto a posto. Come c'è qualcosa... Pioli, allora Pioli, secondo lei questo fatto che l'Inter gioca... No, non c'è problema, non c'è. Dopo una settimana, beh, però effettivamente... Cioè, ma ci rendiamo conto questi qua come sono? Quindi, vi ricordo, andatelo a rivedere, che c'è un fallo grande quanto una casa su Lautaro Martinez. Automaticamente l'azione lì del gol vostro, del gol, non c'è. Poi c'è Kalulu che gli si sposta davanti, quell'altro fa il saltino, Giro, ma di che cazzo stiamo parlando? Con una telecronaca indegna, telecronaca Mediaset indegna. Teo Hernandez simula, hai capito? E volevano dare il cartellino, manca il cartellino, a Perisic manca, Cravero e quell'altro, Trevisani della Fava, mamma che schifo. E così si gode di più, e noi si gode di più, perché gli abbiamo dato tre pere, squadra cinica. Partita, è vero, dominata l'Inter, no, assolutamente, ho visto, abbiamo asfaltato, no, è stata una partita, un derby equilibrato, dove il Milan ci ha messo quel qualcosa in più, ma dove noi abbiamo fatto tre pere, quindi come funziona? Al derby di andata, di campionato, dove ho fatto tutto io, ho sbagliato un rigore, ho fatto l'autogol, lì bello, pareggio alla grande, il ritorno non ne parliamo proprio, con due tiri di merda cacati in porta avete portato a casa la vittoria, grande festa, adesso questo non va bene. Questo non va bene, capisci com'è la storia? Quindi, si gode ancora di più, si stragode ancora di più. Grande Inter, ma ripeto, non è bella quest'Inter per il gioco che esprimeva, l'ho detto già una settimana fa, non mi interessa essere bello come ero bello prima di dicembre, a me interessa vincere adesso, che sono tutte finali, ma l'Inter è tornata a giocare a pallone, l'Inter sa soffrire. L'Inter quando decide di andarti a purgare, adesso ti purga. Coppia d'attacco, tango argentino, è otto giorni che chiedo questa coppia, 8 giorni che volevo vederle insieme, e a me non è dispiaciuto affatto al di là dei gol, i movimenti che fanno, si trovano bene quei due ragazzi, dovrebbero giocare un po' più spesso insieme. Lautaro, i detrattori di Lautaro, porca puttana, guarda quanto mi gira il culo che non ho più i commenti sotto il video che ho fatto in montagna. Quando parlavo di Correa che pretendevo di più, hai capito? E la gente mi diceva, come gioca bene l'Inter senza Lautaro, ah che se ne vada, liberiamoci. Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Questa è gente che non ha mai giocato a pallone. Quindi, grossissima libidine, davvero, bellissimo. Cioè, andare in finale dopo 11 anni e battere loro è spettacolare. Quando all'andata, dopo il pareggio 0-0, la gente era già depressa. Ecco, adesso va, è finita. Cioè, ma che cazzo dite, oh? Questo pareggio è ottimo e me lo tengo stretto, perché all'andata, molto onestamente, il Milan meritava di vincere all'andata, il derby di andata di Coppa Italia, ma non è che se meriti si vince sempre, eh? Quindi quando succede a noi, quando succede a loro, la Madonna, cosa sarà? Ripeto, non ci doveva neanche essere quell'azione, andate a vedere su Lautaro Martinez, che è senza scarpa ancora, sta camminando così. Quindi... libidine, grossa libidine davvero, e questa cosa qui deve essere veramente ancora una carica in più, assolutamente una carica in più per il campionato,
c'è la Roma, la finale l'11 maggio, stasera vedremo contro chi giocheremo. Ma guarda, se proprio io chiedevo di giocare una finale di Coppa Italia, no? In 11 anni, e ci siamo arrivati. Voglio vincerla chiaramente, però se proprio devo perdere, va, fangulo, che passi la Fiorentina, va, che sta veramente facendo un campionato della Madonna, e ho solo elogi per questa Fiorentina, quindi cazzo vi devo dire. Però insomma, diciamo che sono arrivato lì e adesso me la voglio vincere sta Coppa Italia, così come voglio vincere lo scudetto. Quindi questa deve essere un'ulteriore scintilla per i giocatori e per tutti quanti e per il mister. Ho sentito dire: grande mossa del mister che schiera la coppia. Allora sono un grande mister anch'io. Perché quando tutti, e io dicevo Correa svegliati e tutto, non è che lo volevo panchinare, volevo questa coppia. E l'ho ridetto ancora: contro il Milan voglio questa coppia, voglio. Perché non danno punti di riferimento, perché si muovono tanto. Ed è stato così. Quindi siccome i complimenti li ha ricevuti Inzaghi, i complimenti me li acchiappo io e me li faccio io da solo. Perché dopo Inter Verona nessuno diceva coppia tango argentino, 8 giorni che rompo il cazzo con sta coppia, e speriamo di rivederli ancora insieme, così come rivedere la coppia Lautaro Sanchez, che è bellissima. Cioè, lui si è fissato con Dzeko è assolutamente è un valore aggiunto come tutti, ma tu puoi divertirti con le varie caratteristiche che hai dei giocatori. Quindi ottima Inter, mi sono piaciuti tutti. L'unico un po' così, ripeto, Çalhanoğlu, secondo me l'ha sentita troppo. Ma non per l'impegno, perché ha sbagliato un sacco di cose per la foga, perché secondo me non c'era molto con la testa Çalhanoğlu. Quindi solo quello, l'unica nota un po' stonata. Per il resto, squadra compatta, cazzuta, sangue agli occhi, non si molla un centimetro di campo, si sa soffrire, perché bisogna anche saper soffrire. E l'Inter cosa doveva fare? È normale che poi il Milan si butta in avanti e crea di più. Ti purgo al quarto minuto, la partita si mette come dico io, tu vai in avanti nel tuo miglior momento, ti faccio la seconda purga. Ma di che cazzo stiamo parlando? E a fine primo tempo devo sentire quel tristone di Longoni, poveri, come ti brucia il peperone Longoni. Era più giusto un pareggio, che gli dicevano: oh, ma che cazzo stai dicendo? E un milanista ha detto: guarda, al massimo 2-1, magari meritava un gol il Milan, ma l'Inter merita di vincere. No, niente, anche questo negano, anche questo. Ridicolo veramente, come gli brucia il culo. Condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre Forza Inter. Ragazzi, iscrivetevi al nuovo canale. Ah, quei pagliaccetti che vengono a commentare, fai il fenomeno che ti richiudo. Mi devono chiudere il canale perché si gode? Fatemi capire, non si può neanche più godere. Ti minacciano, ti dicono: uè, guarda che ti richiudono il canale. Per cosa? Per cosa? Perché si gode? Non va bene neanche questo. Allora vedi che il problema è quello. Se uno sta sul cazzo, uno può segnalare e può fare quello che vuole. Qui non è questione di maglio o di cose. Qui è questione che questa gente qui può fare quel cazzo che vuole e noi non siamo tutelati. Condivisione del video, iscrizione al canale, sempre Forza Inter. Se mi richiudono il canale, ne apro altri 10. Ciao.